Bella raga, sono Meta Matteo e siamo in un nuovo video, specialmente in un tutorial su Overwatch perché ho voluto fare questo tutorial perché molte persone non sanno questa cosa e è possibile che ne farò anche degli altri. Non si sa quando, non so, boh, non si sa, però comunque ne farò forse anche degli altri appunto perché certe cose non sanno di Overwatch. Allora, come vedete, qua c'ho tre forzieri. La domanda è: come hai fatto ad avere questi tre forzieri? Hai giocato? Hai fatto dei livelli? Hai fatto l'arcade? Niente di tutto questo, perché è impossibile, appunto, perché io ho appena acceso la PlayStation. Quindi accendendo appena la PlayStation era impossibile che potevo fare dei livelli o arcade. Quindi la risposta è: guardate attentamente nella mia icona. Come vedete c'è scritto, vabbè, il mio nome, c'è la mia icona. C'è scritto il mio livello con 2 stelle 97 e poi guardate lì a destra con quell'azzurrino. Vedete che c'è scritto 4? Ecco, quello lì è l'elogio. L'elogio, che cos'è l'elogio? Perché a quanto pare molte persone non sanno questa cosa che in sé è molto importante su Overwatch, soprattutto per chi vuole avere dei forzieri. Allora, se ci sono tante persone che vi danno degli elogi, perché persone pensano, vabbè, vi danno un elogio e allora vuol dire che sono stato bravo. No, 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 ragazzi, no, non ci siamo. L'elogio in realtà, avendo tanti elogi dai nemici o dagli amici, perché a quanto pare gli elogi, se sono amici, possono darti l'elogio di gioco di squadra, il gioco di sportività e l'elogio di decennale. Quindi vuol dire che sei stato molto furbo, sinceramente. Invece, quelli possono mandarti anche i nemici, però soltanto la sportività. Quindi, la cosa è questa: se avete tanti elogi, il vostro livello aumenterà. E se vi aumenterà, come vedete, io ho il livello 4. Ogni volta che voi sarete a un livello, dovete abbassare sempre di 1. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io sono a livello 4, che è veramente tanto, ragazzi, veramente tanto, arrivare a ogni volta mi vengono tre forzieri. Quindi facendo così io avrò sempre tre forzieri gratis. Come minimo ogni settimana. Come minimo ogni settimana, senza che io faccia niente, al 100% ogni settimana mi verrà elogi. Insieme alle cose speciali, cioè alle cose di Natale e celebrati tutte queste cose messe tutte insieme, come dicevo, ogni cosa speciale o le settimanale verrà tre forzieri. Vi avverto però che andando di livello alto, cioè di livello 4 come il mio, c'è possibilità che il vostro elogio si potrà abbassare. Perché se voi dopo non avete più elogi come prima e non vi danno tanti elogi, potrebbe abbassarsi di nuovo. La cosa è che il mio consiglio, a quanto pare, anche se prima non lo pensavo, è di fare competitive, perché forse, non ne sono sicuro su questo, ma credo di sì, facendo competitive l'elogio aumenta di valore, perché appunto perché nella competitiva c'è la possibilità di avere degli esperti che giocano insieme a te. Ci potranno essere anche dei rincoglioniti, perché non c'è dubbio, eh. Ma però c'è anche possibilità di avere degli esperti insieme a voi, quindi se viene un elogio potrà avere anche più valore. Infatti adesso che sto facendo tantissimo le competitive, avendo anche degli elogi appunto, il mio livello di elogio non si è mai abbassato. E invece prima, quando facevo molto l'arcade, si abbassava. Quindi io credo che nella competitiva vi darà appunto un livello maggiore di elogio. Allora, la cosa è questa: io vi consiglio anche di fare molto anche l'arcade, perché facendole anche l'arcade vi darà anche molti elogi. Tipo, non so, facendo un 3 contro 3, adesso vediamo sull'arcade. Come vedete, come ho detto prima, ho detto io non ho fatto nessun arcade e si vede anche lì, appunto perché dice 0 vittorie, appunto perché ha appena iniziato anche quello settimanale in questo momento. Quindi era impossibile che lo facessi, ma quello che voglio dire è che facendo questi qua settimanali che vi darà altri tre forzieri, facendo delle partite come tipo, non so, 4 contro 4 a Deathmatch, ci sarà possibilità, oppure 3 contro 3, vi darà molta possibilità di avere degli elogi. E quindi questo tutorial è apposta per questo, per molte persone che non sanno appunto che cos'è un elogio.
Potrò fare altri forzieri, scusate, non altri forzieri, altri tutorial per farvi scoprire certe cose che non sapete su Overwatch. Un altro tutorial che vorrò fare, vi do questo spoiler, è come avere un livello maggiore di ESP. Ed funziona veramente. Però nel prossimo tutorial. Spero che questo tutorial vi sia piaciuto. Vi lasciate un pollice su se avete domande, commentate e iscrivetevi al mio canale. Bella!